Ragazzi, bentornati. Finalmente siamo qua con la collector di Batman Arkham Knight. Dopo vari rinvii, cancellazioni della Batmobile, hanno fatto un macello. Questa qua era prenotabile soltanto su richiesta, nel senso, andavi in un negozio, la prenotavi, ti davano il codice DLC con tutti i DLC, ti facevano scaricare gioco con i DLC aggiuntivi, le skin, tutto quello che prevedeva questa collector. Quindi, essendo che io l'ho prenotata, mi hanno già dato un codice, i codici, quei DLC e tutto, sicuramente anche qua dentro ci sono dei DLC. Quindi molto probabilmente ce li avrò anche doppi. Adesso vedrò se regalarli, metterli su Facebook o adesso vedrò come fare. Comunque, adesso andiamo ad aprire la collector. Allora, cominciamo subito con uno steelbook, serve per il gioco. C'è lo steelbook con Batman davanti e dietro, Batmobile. Dentro, infatti, DLC di Harley Quinn. Classico libricino, missione incubo dello spaventapasseri e le skin. Adesso vado a controllare tutti i DLC, vedere se sono doppi o no. Steelbook veramente bello, ben fatto, molto molto bello. Allora, andiamo a tirare fuori il cosiddetto pezzo forte. Allora, delle scatole. Oh, qua c'è un artbook, simbolo di Batman lucido, molto bello. Anche dietro molto molto bello, in copertina rigida con dentro le classiche immagini. Mobile, classiche immagini dell'artbook in tutti i bozzetti e tutto. Si è anche sfilata, benissimo, ok. Carino, ma gli artbook proprio non mi hanno detto niente di che. Oh, qui abbiamo il fumetto, piccolo fumettino di Batman, numero 0 addirittura. C'è in italiano. Non ci credo, infatti è in inglese. Mi sembrava strano fosse in italiano. Comunque, anche questo è carino. Classico fumetto. Saranno 5 pagine, 6 pagine. Carino. Oh. Apriamo sta statua. Bella, troppo nera forse. Guarda le scatole, oh, tanto molto carina, non dico bella, ma carina, fatta abbastanza bene. Plasticaccia, non pesa neanche tanto, quindi confronto a quella di The Witcher, quella di The Witcher è fatta molto ma molto meglio. Altra cosa che sta statua ci vanno messe le pile. Qua sotto, devo svitare quello, ti danno in corporazione anche tre pile, che principalmente bisogna togliere questo edificio qui, così, pingere il bottoncino e si illumina tutto. Una mera cagata, perché potevano anche risparmiarsela, che la statua così se la lasci sempre accesa, poi le pile si fottono. Fatta bene, ovvio che potevamo farla meglio, mi aspettavo qualcosa di più. Comunque, per 120 euro è anche accettabile. Confronto con quella di The Witcher, 150 euro ne valeva tutti. Questa purtroppo è uscita così e non ci possiamo fare niente. È carina, una collector da mettere insieme alle altre. Il gioco,
Ho già avuto modo di provarlo, sono al 27-30% della campagna, della storia, diciamo. Solo della storia, poi dopo sto facendo anche molte missioni secondarie, dell'enigmista, cose così. Il gioco è fatto veramente bene, graficamente è molto bello. La storia ancora non è molto chiara, però andando avanti sicuramente si riuscirà a capire meglio. Missioni secondarie, quelle dell'enigmista, alcune sono veramente facili, altre bisogna un attimo pensare, stare lì. Alcune non sono veramente facili. Oggetti collezionabili nel mondo ce ne sono, quelle delle statue dell'enigmista bisogna andarle a trovare. Diciamo che l'hanno fatto molto ma molto bene. Il mondo è anche abbastanza grande, sono tre isole su cui girare, si può girare anche con la Batmobile. La Batmobile può diventare anche una specie di carro armato, quindi potete usarla, sparare, uccidere e tutto il resto. Un acquisto che secondo me ne vale tutti. Questo è tutto, avete visto la collector di Batman Arkham Knight. Adesso per luglio, come uscite sono veramente povere perché se non sbaglio ci deve essere il gioco di Godzilla che deve uscire nelle prime settimane di luglio, a meno che non lo rinviano tutto. Prossimo gioco che andremo a fare, a recensire, cose così, sarà Until Dawn, che è per la fine di agosto. Sperando che esco. Dopo, da settembre si riparte con unboxing tra Metal Gear e tutto quello che hanno presentato alle E3. Andremo a fare un unboxing di quasi tutte le collector, o perlomeno quelle che riescono a simulare. Bene ragazzi, per ora è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un like se il video vi è piaciuto e alla prossima!